Il libro fondamentale è Apollineo e Dionisiaco di Giorgio Colli, un libro complesso ma anche veramente necessario, in cui il grande studioso di Nietzsche e della sapienza greca spiega che vi sono due linee nel mondo dell'espressione artistica dall'antichità, che sono appunto una apollinea, che vuole tutto riassumere in forma, e l'altra dionisiaca, che non può se non registrare la forma, che è l'impulso dell'ispirazione o di qualsiasi altra forma di illuminazione interna può comunicare. L'artista è un mistico? Accade spesso, ci sono stati molti artisti che sono stati mistici. Mistico non vuol dire che uno si dedica a pratiche di ascetismo, esistono anche mistiche prostitute, che evidentemente in alcune religioni hanno un valore pari a quello delle sacerdotesse della castità. Nell'antica Atene esistevano le pornai, queste prostitute che erano sacre a Afrodite Porne, Afrodite Mignotta, la quale era celebrata con una festa in suo onore nel mese di maggio, in cui le prostitute per una notte diventavano i legislatori di Atene. I legislatori. Quindi, evidentemente, mistico vuol dire completamente concentrato all'interno di un proprio mondo e che si è capaci di portare fino all'estremo. Nel Novecento storico una figura interessante è Nikolaj Rerich, che è famoso soprattutto perché ha creato le scene per L'uccello di fuoco di Igor Stravinsky con i balletti russi, ma che alla fin fine è più rilevante perché ha sognato il Tibet, che era allora proibito, lontano e misterioso. L'ha visto nelle sue opere senza esserci stato, aver letto libri di geografi o di viaggiatori, e poi ci è andato e è rimasto lì vicino in India per quasi tutta la vita, fino ad assistere negli ultimi anni della sua esistenza alla fuga del Dalai Lama, ossessivamente ritraendo le stesse montagne per l'eternità. Ed è qualcosa che ovviamente è stata sentita e vissuta in molti luoghi del mondo, anche in molte comunità di artisti. Vicinissimo all'Italia, ad Ascona, vi era l'esperienza straordinaria del Monte Verità, che nell'inizio del Novecento raccolse in un mondo eterogeneo artisti come Kandinsky, Klee, scrittori come Eric Musam e anche sessuomani, vegetariani, teosofi, hippies, ante litteram, tutti insieme in un grande mondo che aveva trovato in questo piccolo villaggio svizzero una sorta di luogo perfetto. Ascona e il Monte Verità sono stati riscoperti negli anni 70 da Harald Zeman, e tutta la curatorialità più estrema dell'arte contemporanea deriva dal suo gesto di stabilire che era necessario risalire a radici alternative dell'arte. Le sue varie mostre Schweizer Visionären o Visionär della Belgique, eccetera, 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 stabilivano che in definitiva proprio gli artisti dionisiaci erano nel cuore della immaginazione, molto più di quelli che avevano usato il compasso alla ricerca della sezione aurea. Naturalmente un artista può essere assolutamente apollineo, vedasi Le Corbusier, e celare all'interno un cuore oscuro, o altrimenti può essere completamente dionisiaco, vedasi il mio adorato Carlo Mollino, le cui Polaroid sono per me tra le opere fondamentali dell'arte del Novecento, e allo stesso tempo essere capacissimo di trovare nel caos oscuro delle sue vagine, delle rose che le perforano, una sorta di diverso compasso che stabilisca una sezione aurea del mondo. Gli artisti che hanno segnato la mia vita sono, innanzitutto è da dirsi che il mio rapporto con l'arte è un rapporto da scrittore, quindi io ho seguito molte cose ma non ho mai fatto parte del sistema dell'arte. Senz'altro ci sono stati dei momenti in cui ci sono state delle figure che mi hanno permesso di comprendere determinate cose, e credo che in primo luogo Luigi Ontani, per certi aspetti, che ho incrociato tante volte ma non ho mai frequentato sul serio, e ho avuto modo di vedere per giri strani nella mia infanzia le sue performance fondamentali di body art. Il suo Pinocchio, il suo Bacchino Malato, io ero un bambino in gallerie d'arte contemporanea in cui mi portavano amici di mia madre, quindi capivo poco, forse, però forse capivo abbastanza da capire che quello che lui faceva, e che poi mi sembra evidente che Cindy Sherman ha copiato qualche anno dopo, fosse veramente molto forte questa idea dell'arte come storia dell'arte, che era una delle prime volte che si proponeva. E poi mi è capitato negli anni di avere a che vedere lungamente con una figura trasversale che è musicista, pittore, scenografo, performer come Silvano Bussotti, che ha conosciuto tantissimi artisti
nel corso del Novecento. Poi senz'altro mi ha interessato moltissimo vedere, e in quel caso non conoscere, soltanto vedere, assistere a una sorta di visione di Alberto Burri sul movimento e sullo spazio in relazione alla sua famosa consorte coreografa asiatico-americana. Una volta a Città di Castello, Burri era credo a un anno dalla morte, 2 anni dalla morte, mi è capitato a un bar di ascoltare tutta una sua lunghissima disamina sul gesto del pittore e il gesto del coreografo, e quello è stato un altro nodo a mio parere rilevante. Burri parlava del fatto della temperatura del gesto, diceva che i gesti del pittore sono più infuocati di quelli del coreografo, che debbono determinare spazi freddi del corpo. Ed era veramente affascinante. Burri aveva anche creato, cosa poco nota, una scenografia per sua moglie all'Opera di Roma, di cui ci sono le fotografie e le maquette. Ed era veramente una scenografia, quindi un gesto pittorico nato da una reinterpretazione del gesto coreografico. Poi io abitavo a Londra, ragazzi, e quindi si andava alla White Cube e si vedevano i primi Damien Hirst, e il maialino me lo ricorderò per tutta la vita, e mi ricordo la sua non volontà di comunicare con nessuno, e non era ancora famoso. Sono dei flash sostanzialmente, dei filoni che poi si incrociano. Mi è capitato di lavorare per musei, anche per Guggenheim, di norma sulle relazioni tra arte e arti della scena, che è uno dei miei territori di lezione, ma diciamo che forse più che appunto vedere ormai grandissime kermesse, mi diverte molto stare ad ascoltare il tam-tam, per cui se vado a New York a fine ottobre per una mia prima, mi diverte di più senz'altro sentire qualcuno che mi dice vai a vedere questa mostra di questo artista iraniano in questo magazzino abbandonato nel Queens. Può piacermi, può non piacermi, ma credo che poi alla fine, come sempre, le robe che debbono arrivare arrivano in qualche modo, anche se ci vuole tempo.